si avvicina alla trucida ricorrenza annuale del 25 novembre e alcuni, come ogni anno, cominciano a dare i numeri. Di anno in anno, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne assomiglia sempre di più a Capodanno e alla tradizionale tombola. Sentite qui. Per Repubblica quest'anno i femminicidi sono 74, sono 96 per il ministro Piantedosi, 32 per il sito Femminicidio Italia, 104 per Non Una di Meno, 80 per Cosmopolitan, 90 per l'Ansa. Ma sì, febbre che abbondiamo! In questa estrazione dell'orrore nessuno di voi vince nulla. A fare tombola sono solo i media che guadagnano qualche click e la grande industria dell'antiviolenza, che così conferma un quadro del tutto immaginario ma indispensabile per la sua stessa esistenza. Ma perché le cifre divergono così tanto a seconda delle fonti? La spiegazione sta nella definizione di femminicidio, una definizione che di fatto non esiste. Lo ripetiamo spesso perché è emblematico. Anni fa, pure la presidente della Commissione Femminicidio, senatrice Valeria Valente, ammise che non si sa come definirlo precisamente. Noi dovremmo definire il numero di questi casi e sono questi casi che noi non riusciamo a definire ancora, non riusciamo in qualche modo a rilevare con puntualità e scientificità. In pratica, la senatrice presiedeva una commissione d'inchiesta parlamentare su non si sa bene cosa. Noi invece sappiamo svelare il trucco che sta dietro alla truffa del femminicidio e dei numeri che non collimano mai. Permetteteci allora di fare un po' di scienza sociale, impostando la definizione di femminicidio in una maniera quasi matematica. Possiamo allora rendere la definizione così. Il femminicidio avviene quando X uccide una donna spinto dal motivo Y. Al posto delle due incognite si può mettere una lunga lista di cose. Al posto di X, ad esempio, si può mettere il marito, il fidanzato, l'ex fidanzato, l'amante, ma anche qualunque persona di sesso maschile appartenente alla cerchia familiare, un conoscente, un collega o anche un rapinatore casuale. L'unica cosa apparentemente stabile dell'incognita X è che si tratta di un soggetto maschile. Per il resto lo si può declinare a piacere. Nello stesso momento, al posto di Y, possiamo mettere una varietà di altri contenuti, per senso del possesso, perché non ha retto alla fine della relazione, per imporre il proprio dominio, per gelosia e così via, fino ad arrivare alla formula più usata, ma anche la più insensata, l'ha uccisa in quanto donna. È insensata perché, se fosse vera, il colpevole ucciderebbe qualunque donna incontrasse per caso, e invece, a cadere, sono sempre donne in relazione specifica con l'assassino. La chiave è che, a seconda di cosa si mette al posto di X e di Y, si ha un risultato diverso nei numeri di casi conteggiabili. Ad esempio, se decidessimo che il femminicidio avviene quando un marito o ex marito uccide la propria moglie o ex moglie spinto dalla gelosia, allora i femminicidi in Italia risulterebbero massimo una decina. Se al posto di X mettiamo invece qualunque uomo in ambito familiare e al posto di Y mettiamo in quanto donna, ecco che il numero schizza molto in alto. C'è poi chi taglia la testa al toro e al posto di X mette qualunque uomo e di Y qualsivoglia motivo, ed ecco che si hanno i numeri improponibili, come quelli dell'ANSA o di Non Una di Meno, e uno scivolamento concettuale pericoloso e inaccettabile, quello per cui le morti di donne uccise da mano maschile sono più gravi di ogni altro tipo di morte. Roba distopica buona per la fattoria di George Orwell. Alla luce di ciò, i problemi sono due, entrambi piuttosto gravi. Il primo riguarda il battage mediatico, alimentato dal bisogno di click per guadagnare e anche dalle spinte della corporate dell'antiviolenza. La definizione vaga di femminicidio permette a molte testate di fare giochetti profondamente disonesti nei confronti dell'opinione pubblica. Noi della Fionda.com ogni gennaio analizziamo gli elenchi dei casi pubblicati da varie grosse testate e scopriamo sempre che vengono inseriti casi che non hanno nulla a che fare con nessuna possibile definizione di femminicidio. Addirittura spesso vengono conteggiate situazioni dove una donna è stata uccisa da un'altra donna. Alimentare l'emergenza aumenta i click ed ecco che i media fanno la loro gara dell'orrore manipolando la realtà e i numeri reali.
Da anni ormai noi della Fionda.com contiamo i casi che possono rientrare nell'unica definizione un minimo ufficiale di femminicidio, quella data dalla Polizia di Stato nel 2018. E il risultato oscilla sempre tra i 30 e i 40 casi. Ovvio che l'ideale sarebbe zero morti per omicidio, a prescindere dal sesso. In attesa di raggiungere un tale obiettivo, va detto che 30 o 40 casi all'anno sono un'inezia. Sono numeri da fenomeno più che marginale, ed è anche per questo che l'Italia è in fondo alla classifica europea e mondiale per quanto riguarda gli omicidi. C'è poi un secondo problema. In molti, specie l'industria dell'antiviolenza, cercano di spacciare il femminicidio come un fatto sociale, cioè come una realtà radicata nella società. Il padre della sociologia moderna, il francese Émile Durkheim, definiva fatto sociale qualunque cosa che sia generale nell'estensione di una data società, sia in termini di frequenza che di capacità di incidere in modo profondo sulla vita collettiva. Appare evidente in questo senso che il femminicidio, proprio per la vaghezza della sua natura e i pochi casi che casomai vi rientrano, non può in nessun modo essere considerato un fatto sociale. Anche per questo probabilmente non ce n'è traccia nel nostro codice penale. Sarebbe un pelo incostituzionale rispetto all'articolo 3 della Costituzione. Al massimo il femminicidio è una trovata di marketing, un meme, uno slogan come quelli leggendari delle pubblicità anni 80. Meditate gente, meditate! Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello. Più lo mandi giù e più ti tira su. Per l'uomo che non deve chiedere. Mai. Quegli slogan puntavano a far fare profitti a varie aziende che però producevano beni a beneficio della comunità. Anche lo slogan del femminicidio fa fare ad alcuni molti profitti e distribuisce molto potere, ma alla comunità non dà nulla, se non falsità e dati manipolati, tali da alimentare un odio e una diffidenza immotivati, ma sempre più profondi tra uomini e donne. Chiunque usi quel meme, ma soprattutto chi non lo respinge, è complice nella diffusione di quell'odio e di quella diffidenza,